Benvenuti a tutti nel video della Big Family! Ciao a tutti Big Amici e benvenuti in un nuovo video per la Big Family! Allora, guardate com'è carina Serena oggi, si è fatta le due treccine! Allora, niente, oggi... Non dico io. Ok, cosa gli dici Giulia? Cosa gli dici? Oh, adesso spiega tutto Giulia. Aspetta, stai calma. Aspetta, stai calma. Adesso ci siamo preparati per... Noi ci prepariamo sempre. Siamo preparati per? Per andare a fare la bibliotecaria. Allora, sì, ci siamo preparati che... Portiamo Christian come al solito tutti i mesi alla visita dal dentista perché ha l'apparecchio, ha sempre il controllo tutti i mesi. Con ciò stamattina abbiamo l'appuntamento, gliela allaccio per favore Serena, abbiamo l'appuntamento dal dentista che dobbiamo portare Christian dal dentista come al solito. E poi andremo a prendere, venite con noi a prendere le cosine per la scuola, andiamo a prendere un po' di cosine per la scuola, e quaderni, quello che serve. Tutte matite, penne, pennarelli. Con ciò ci vediamo dopo in giro. Adesso vediamo dove vi faccio partecipare con noi. Vabbè, comunque. A dopo! A dopo! A dopo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Buona giornata! Buona giornata! Allora ragazzi, siamo in macchina e abbiamo già portato Christian dal dentista. E ha preso un bello shampoo, come si dice, dalla dottoressa, perché non ha tenuto su tanto l'apparecchio e niente, l'ha un po' sgridato. Niente, adesso dovrà tenerlo su di più questi mesi. Cioè, questo mese qua, vediamo poi il prossimo mese cosa gli dice. Io mi sono sciolta le trecce e mi sono portata la cosa bassa perché... Ah, te l'hai tolta le trecce? Fa troppo caldo. Troppo perché tutto qua sudavo e... Ma meglio con le trecce secondo me. No, ma perché poi ti rilasciano i ciuffetti davanti. Niente, adesso ragazzi andiamo a prendere qualcosina per la scuola, eh? Andiamo a prendere le cose per la scuola. Cioè non sappiamo di preciso cos'è che gli serve, così sappiamo un po', vabbè, i quaderni, le copertine a Serena, i pennarelli, la gomma, le matite, tutte queste cose. E per Giulia dovremmo aspettare, dovrò aspettare perché poi mi dovranno chiamare per fare la riunione, che mi diranno, mi spiegano tutto e mi diranno quello che gli devo portare. Vabbè, nel frattempo comunque lo zainetto e il grembiulino, quello io già lo sapevo, gliel'avevamo già preso. E niente, andiamo a prendere il resto della roba. Dai. Quindi a dopo. A dopo, ci vediamo dopo al supermercato. Ciao. Allora ragazzi, siamo entrati dentro il negozio e adesso andiamo a prendere la roba per la scuola. Con ciò. Sei contenta di prendere la roba per la scuola, Serena? Ciao ragazzi. Dopo Giuliana. Sì. Dopo mamma, ci fai. Sì? Sei contenta? Tra poco inizia? Più o meno, perché tra poco inizia. Però aspetta, io non vedo l'ora di andare, che andiamo in vacanza più che altro. È vero? E poi inizierà la scuola e l'asilo. Siamo entrati dentro il negozio. Allora ragazzi, hanno bagnato tutto il sedile della macchina di papà Stefano. Io mi sono seduta e mi sono bagnata tutti i pantaloni dietro, sembra che mi sono fatta la pipì addosso, che vergogna, meno male che ho pantaloni neri che si vede meno. Cattivi. No, non sono stata io, è stata brutta figura. Chiara. La gente penserà che mi sarò fatta la pipì addosso. Vabbè. Dai, andiamo a prendere questa roba della scuola, già qua ci sono le copertine. Che copertine ti servono a te? Di che colore? Le solito. Allora, prendi quelle che ti serve. Tanto dai. Papà Stefano ha preso le Risma.
Qua ci sono tutti i quaderni. Quelle lì no, perché quadretti grandi. Quinta elementare, quadretti. Quinta elementare, questi quadretti. Ok. Renata, questo qua per te? Sì, questo okay. Per me. Questi vanno bene? Sì, va benissimo. Tutti colorati così meglio un po'. Prendiamo i pacchettoni così almeno ne hanno un po'. Poi le Risma. Risma. Cosa sono i Risma? I fogli. Ah, i fogli. E chiamali fogli, servono. Perché no? Si chiamano Risma. Adesso proviamo a dire che vuole la cartelletta con il corso. Niente, adesso guarderanno gli altri cosa gli servono. O Serena vuole quelli con il libro. Allora, Serena, quelli col bordo ti servono a te? L'anno scorso come li usavi? Col bordo o senza bordo, quelli a righe? L'anno scorso facevo senza bordo. Vabbè, devi prendere con un bordo, sì, appunto. Tanto. Non cambia niente col bordo. Con senza. Le ciliegine ci sono stampate. Ah, i ghiaccioli! Buonissimi! No. Questi. Io scrivevo prima dentro. E poi giravo il quaderno. Perfetto. Poi. Quelli superiori. Sì, senza bordo. Per questi capelli. Per Cristia senza bordo, dai. Va. Sì, va bene. Questi per Cristia. Ok, con il tipo che fa surf. E poi niente, poi andiamo a vedere l'altra roba. Boh, continuiamo a vedere. Niente, prendiamo un po' di pastelli colorati, questa roba qui. Papà Stefano dice questi. Ok, pastelli colorati. Sì, perché loro. Che vanno alle medie e alle superiori non prendono l'astuccio completo come Serena, che ci sono già dentro i pastelli e pennarelli. Prendono l'astuccino a parte e gli mettono dentro i pastelli a parte, pennarelli a parte, le penne, le matite a parte. Niente, andiamo avanti a vedere. Per Giulia? Per Giulia, sì, sì, io penso che per Giulia i pennarelli servano. Sciacquabili. Okay, super sì, lavabili. Quelli per Giulia per l'asino, è vero amore? E sì, mio amore. Abbi a ballatino. È vero, poco tempo. Poi chi bambino? No. Lo da letto di Big. Oh, sì, eh. Poi registreremo il primo giorno di asilo di Giulia. Quando la mamma piangerà. Sì, gli ha comprato i pennarelli, papà, sì. Poi prepariamo tutto. Faremo anche il video. Il giorno prima che prepariamo tutte le cose per l'asilo. Niente, oppure anche prima, magari. Sì. Quando mettiamo già tutta la roba dentro lo zaino. Vabbè, io direi di prenderglieli. Se poi non gli servono li chiediamo di scorta per chi. No? Ah, ok. E allora solo per loro. E per gli altri pennarelli. A punta fine per i grandi. Allora, prendiamo anche queste gommine, guardate che carine, a forma di scheletro e di orsetto, e poi queste qui normali, gialle e verde, carini, vediamo, anche l'altra è sempre così, belle, va bene dai. Poi vediamo ancora cos'è che si può prendere. Allora, abbiamo preso questo qui per Christian, Alessio e Chiara, che c'è il regalo dentro, la gomma, temperino, matita e penna. Che forti, dai! Almeno ho tutto in uno compreso. Guarda che abbiamo preso, giallo e rosa, temperino chiuso. Che comodo questo, almeno non stanno lì ad alzarsi sempre a fare la tempera e poi le maestre le sgridano. Poi cosa manca ancora? La scolorina hai preso? Ok, la scolorina per loro che vanno alle superiori però e alle medie. E poi guardate l'ori nel carrellino. Poi la colla l'hai presa, mo? Sì. Le forbici, mancano anche le forbici. Serena, ti servono quelle?
No. A lei gli servono le tempere, queste qui. Oppure anche queste, che ce ne sono di più. Quale tempere? Dove sono? Oh. Dove sono, Serena? Non le trovo più. Questi qui. Non so se la fanno. Non lo so. Serena, Chiara va alle superiori e non sa se gli servono quelli lì. E il compasso vi serve? O ce l'avete? Ti serve? Sì? Anche a te? Tu lo usa, Alessia? Guardo le cose che fai, vai nella stessa scuola di Alessio, però non ce l'ho là. Giulia, vieni qua, amore. Tra le tempere che gli servono a Serena, e poi hanno preso anche i compassi. Oh, che carina tutta la roba della scuola. Mi ricordo quando andavo a scuola anch'io. Quanti ricordi? Era bello solo all'inizio. No, vabbè, però è bello, dai. Allora, poi abbiamo preso le colle, penne, e poi cosa abbiamo preso ancora? Niente, per il momento vi abbiamo fatto vedere tutto. Li prendiamo questi qua? Ah, poi, per Alessio. Medie superiori? Lori, e Lori non ci va a scuola? Non ci va a scuola all'asilo? No, sta a casa con la mamma, Lorenzo. Beato te. No, dai, tanto abbiamo preso un pacco di big. Questo mi sa che se li terrà papà Stefano, perché c'ha la fissa delle penne, delle big. C'ha la fissa, se li compra sempre, perché poi glieli fregano i suoi figli. Noi. Glieli fregano loro. E invece noi ci ho comprato queste. Sì, gliel'ho fatte vedere. Per star. Per vabbè, per te meno, perché tu ce l'hai nel. Abbiamo preso altri quaderni. Anche per Alessio. E adesso. Adesso non so cosa che manca ancora. Vediamo un po'. Lori sempre in fase di capricci. Papà Stefano gli sta facendo vedere il diario a Cristian. Cristian ha cambiato il diario, che aveva preso quello lì azzurro prima, ma come quello di Chiara, sì. Soltanto che era azzurro monocromo. E adesso l'ha preso tutto nero. Ma per te, Serena, va bene il diario così piccolo o lo devi prendere più grande? Ma sei sicura? Posso scrivere? Certo che si scrive. Vabbè, si scrive piccolo, guarda. E comunque c'è. Ma sì, dai. Quinta elementare. Diventa grande. Oh, grandissima. Ragazzi, ci ha ripensato anche Chiara, l'ha cambiata anche lei. Ha preso questo qua colore violetto. Aspetta, lilla. Guardate. Sono quasi tutti simili. Pazzesca. Fra i due? Non lo so, sono tutti e due belli. Non lo so, cosa dici? Quello blu dici? Sì. Però, beh. Ah, non lo so, tutti e due. Vedete voi. Cristi ha preso l'astuccino. Questo è comodo perché c'è anche l'inserto da inserire la matita, la penna, come gli astucci grandi. Allora ragazzi, niente, abbiamo preso tutto, adesso andiamo. Facciamo un giretto, vieni Giulia. Ah, vero, le forbici servono, ci stavamo dimenticando. Ah, blu e arancione? Ok. Niente, andiamo allora. Penso che abbiamo preso quasi tutto, poi prenderemo altra roba, la poca roba che manca, quando poi ve lo diranno. Giulia, per merenda adesso di mezza mattinata si prende questo qui di Mimmi, la fruttina di Mimmi. E allora io prendiamo questo. No, la mela. Ma da casa dopo mattato. Sì, ok. Andiamo in cassa a pagare. E poi vi facciamo vedere tutta la roba che abbiamo preso a casa. Allora
Allora ragazzi, niente, siamo... abbiamo preso tutta la roba della scuola, poi a casa ve la faremo, stiamo tornando a casa, andiamo a mangiare la pappa, abbiamo preso, visto che c'eravamo, anche un po' di prosciutto, mangiamo qualcosina di veloce, panini col prosciutto e mortadella. E Serena è stanca, fa molto caldo. Ci sono 40 gradi. E niente, allora ci vediamo dopo a casa, vi salutiamo a casa ragazzi. Ciao, a dopo. Allora ragazzi, siamo andati a casa e abbiamo già mangiato, a dire la verità, e perché era ora di pranzo e avevamo molta fame perché era tardi. E stiamo tirando fuori la roba che abbiamo comprato per la scuola. Vi faccio un po' vedere il tavolo pieno. Allora, tutte le cose che adesso papà Stefano sta dividendo. Quella è la roba di Serena. Ma quello perché a te ti serve questo? Ma serviva a Cristian. Ah no, quello è di Cristian. Ce l'ho. Ah, ce l'hai? Ce l'ho. Ah, ok. Se non lo usi, mettilo da parte e te lo usi il prossimo anno per le medie. Alle medie ti servirà. A me il righello serve. Nell'astuccio ce l'hai il righello, eh? Ah, il goniometro allora. Ah, vabbè, la roba che ti serve la usi. Sì. Niente, dai. Sicuramente mancherà altra roba. E quando inizierà la scuola, magari le piccole cose che mancano, che non abbiamo preso, gliele prendiamo. Sì, alle copertine, vero, dovevamo prendere copertine. E vabbè, quelle di poi magari ne andremo a prendere. E niente, anche perché vediamo se servono sempre le stesse dello stesso colore. È vero. Comunque, abbiamo aspettato anche a prenderle per quello. Guardate i pennarelli di Giulia, che belli che sono. Niente, invece papà Stefano sta prendendo tutte le cose, così gliele sta facendo già mettere nell'astuccino. Ma avete comprato soltanto il borsellino, eh? Ah, questo qui era l'astuccio, non so se gliel'avevamo già fatto vedere. Questo è l'astuccio che ha comprato Serena. È vero. Molto bello. Allora, poi apri il portale all'astuccio. Sì, che dentro l'astuccio c'è già tutto. Prendi l'astuccio di Serena, Chiara. Sta guardando l'astuccio. A parte che poi è profumato. Che carino che è. È bellissimo, guardate. Arancione, nero. Ah, bello. Sì, è bello. Ah, è vero. Allora, prima scomparso. Vediamo cosa c'è dentro. Vediamo cosa c'è. Wow. Evidenziatore. Evidenziatore. Ah, c'è anche l'evidenziatore, che figata. Sì, non lo sapevo. Anch'io. Cos'è che è la prima volta che è vero, sì. È vero. La gomma, la matita, il righello, le forbici e queste sono da mettere gli orari delle materie, sì. Quando uno va alle medie più che altro. Ma in verità ce l'ho nel diario, mi sa. Poi dopo guardo. Poi pastelli, e con le bio non cancellabili, due penne. Non sappiamo cosa ti dobbiamo comprare ancora. E poi i pennarelli. E poi i pennarelli. Belli, dai. Bello, bello, dai. Molto carina la roba della scuola. Ma non è carino questo astuccio? Allora, questo è l'astuccio di Crisia, che lo stiamo riempendo. Carino anche questo, però. Cosa c'è stampato? Che figo. Ah, e poi qua ci ha messo tutte le cosine. Bene. Ah sì, l'evidenziatore. Ah, l'evidenziatore per sé. Ah, lei ce l'ha uno, eh? Sai che qua dentro aveva l'evidenziatore? No, l'evidenziatore ce l'ho. Vabbè, tienilo rosa. Qua è giallo, ce n'è uno in più rosa. E poi c'ho questa astuccia. Sì, questo qui, che è uguale a quello allo zaino. Sì, lei ce li aveva già dentro i pastelli, infatti. No, gli facciamo spendere soldi per niente a papà Stefano, poverino. Vabbè, dovremmo ringraziare. Vabbè, tanto se li tengono per scorta. Che carino che è, bello. Visto che a me mi si rompono ogni 2x3 le matite colorate. Almeno quelle di scorta. Ok, mi si rompono ogni 2x3. Lì gli metti tutta la roba, gli puoi mettere il compasso anche lì dentro. Il compasso lo puoi mettere anche lì dentro, dentro la staccina. Ah sì. Questo è quello di Lori. Di Lori, di Cristian. Che carino il diario di Giulia, di Serena. Vediamo. Voglio vedere un attimo all'inizio. Ok.
Voglio vedere un attimo all'inizio se ci sono gli orari. Però Serena, eh beh, si crede l'odore del diario. Ma Serena, quelli che mi diamo qua. Non sono fuori quelli di Eh no, quelli lì no, perché lui ce li ha. Lei ce li ha già. Che buono, a me piace tantissimo il profumo delle cose nuove, soprattutto dei libri, mi piace molto. È vero, dei libri sì. Questo sa tipo di mare, di salvagente di mare. Infatti questo è più buono. No, a me piace di quello dei quaderni, dei libri, mi piace molto. Quindi, allora, ragazzi, dite se anche voi avete già preparato, avete iniziato a prendere la roba per la scuola, a prepararvi. Dai che manca poco, eh? Soprattutto noi mamme siamo contente. Allora, comunque io ho messo questo. Come si chiamava? Compasso. Poi temperino. Temperino. Evidenziatore. Agli allora io non mi mordere. Rosa. Un evidenziatore rosa che c'ha già quello giallo nel coso. E scolorina. La colla, le colle anche. Te l'ha dato la colla, papà? No. La colla gli devi dare. Non c'è la colla lei? No, nella scuola grande non c'è la colla. Ok, grazie. E colla, ecco. Serena a posto. È già pronta per. Potrebbe già iniziare domani la scuola. Cosa dici? No. Prima ferie e poi scuola. Ma sì, dai, adesso non vediamo l'ora di andare. Infatti, di andare in vacanza. Loro non vedono l'ora di andare in vacanza, però sono un po' così. Un po' non vedono l'ora perché così andiamo al mare. E un po' non tanto perché poi quando torniamo dal mare. Inizia la scuola dopo pochi giorni. Comincio. Prima dicevo sempre, non vedo l'ora che prepariamo la cosa per la scuola. Adesso non lo dico più tanto. Ah, adesso ti sei andata a piacere un po' troppo poco la scuola, mi sa, eh? Come dicevi, che bella la scuola, che bella. E adesso già ti sei stufata. Ancora devi iniziare la quinta elementare, ne hai davanti. Non è vero, cara mia, non è vero. Ho 4 anni, ovvero la quinta, la prima, la seconda e la terza media. Poi ho la prima superiore. Di obbligo almeno i primi 2 anni di superiore. E la seconda superiore, 6 anni di superiori e poi basta. Cioè, non perché non vuoi continuare a finire le superiori? Ah, Cristian! La roba di HM ti rivolge. Poi vediamo, dai, sarà un discorso che faremo più avanti. Adesso è presto per pensarci. Niente, ragazzi, a questi fatti per la scuola, per l'inizio della scuola, noi ci portiamo sempre avanti. Perché essendo che siamo in tanti è sempre meglio portarsi avanti, perché poi fare tutte le cose all'ultimo, poi all'ultimo prenderemo le ultime cose che magari ci siamo dimenticati o mancano. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, spolliciate, mi raccomando, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto. Perché siamo per arrivare a 1000? Manca poco, ragazzi, manca poco e siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora di fare la live assieme a voi. Non vediamo l'ora. Festeggiamo e di festeggiare assieme e risponderemo a tutte le vostre domande. Quindi mi raccomando, pensate a tutte alle le domande che ci vorrete fare. Mi raccomando, e vi voglio in live. E vi voglio tutti collegati quel giorno. Poi vi farò sapere il giorno e l'ora. Niente, seguiteci sui social, Instagram e TikTok. Commentate, condividete. Attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. E noi ci vediamo domani. Domani al prossimo video della Big Family. Ciao, big amici.